Pino Greco, scappo zedda, freddo, veloce e spietato. Era il killer preferito di Salvatore Riina, il capo dei capi di Cosa Nostra. La sua arma preferita era il mitra, il Kalashnikov. In Cosa Nostra si diceva che era il più bravo ad usarlo. Agiva spesso in coppia con Giuseppe Lucchese. Di solito Lucchi Seddu si metteva alla guida di una motocicletta. Pino Greco si sedeva indietro con il mitra in mano, pronto a colpire. Pino Greco, uno dei killer più feroci di Cosa Nostra, è nato a Palermo il 4 gennaio del 1952. È il figlio di Nicolò Greco, un sensale di Ciaculli, che faceva il mediatore nella vendita di prodotti agricoli. In particolare, contrattava mandarini e limoni. Nicolò Greco non ha mai fatto parte di Cosa Nostra, ma per via della sua attività ha conosciuto e collaborato con Don Michele Greco, il Papa di Cosa Nostra. Ufficialmente, Michele Greco era un imprenditore agricolo e si occupava soprattutto della vendita dei mandarini tardivi, che era una specialità di mandarini che veniva prodotta nella tenuta della Favarella. In realtà Michele Greco era uno dei più potenti boss di Cosa Nostra e Pino Greco è cresciuto proprio all'ombra del Papa. Lei conosce questo Greco Giuseppe, ho detto anche Pino, soprannominato Scarpazzedda o Scarpuzzedda o comunque sia? Conosceva il padre? Il padre faceva il sensale dei mandarini. Nicolò? Nicolò? Nicolò. Si chiamava Nicolò? Sì, esatto. Nicolò. Faceva il sensale dei mandarini. Il quale è morto recentemente, non molto sì, tempo sì, fa. Non ricordo esattamente, è morto. E faceva il sensale in società con un cognato, un certo La Rosa, con questo Giovanni, mio parente, quello che era a Bologna e poi tornò. Ed avevano questa società, se c'era qualche altro non lo so, erano una società che facevano un grande volume di lavoro e venivano lì da noi a comprare mandarine. E così, ma raramente, questo ragazzo, Pino, ogni tanto veniva a trovare a suo padre e poi veniva a trovare a suo zio, ma così, casualmente però. Come vi ho detto, il padre Nicolò era soprannominato Scarpa. Di conseguenza, Pino Greco veniva chiamato Scarpuzzedda. In alcuni film e serie TV viene fatto apparire come un ragazzo rozzo e ignorante, ma le cose non stanno così. Pino Greco era un ragazzo molto intelligente, ha frequentato il liceo classico ed eccelleva in materie come il latino e il greco. Ma nonostante provenisse da una famiglia benestante, ha iniziato a delinquere da giovane, insieme al suo amico Francesco Marino Mannoia. Ho conosciuto Pino Greco Scarpa quando ancora eravamo molto, molto giovani. Io credo che avevo 19 anni. Lui aveva un paio di mesi meno di me come età. Dico aveva perché è stato ucciso. E noi ci vedevamo quasi tutti i giorni. Eravamo dei ragazzi stravaganti. Facevamo delle rapine, delle scorribande, dei furti. Pino Greco e Francesco Marino Mannoia erano specializzati in rapine e furti, ma loro volevano più potere e soldi. Agli inizi degli anni 70 le loro strade si separarono. Pino Greco venne combinato nella famiglia mafiosa di Ciaculli, che faceva parte del mandamento di Ciaculli, Croceverde, Giardino e Brancaccio. Il capofamiglia e capomandamento era Michele Greco, il Papa. Pino Greco, agli ordini di Michele Greco, divenne uno dei killer più spietati e feroci di Cosa Nostra. Il suo amico Francesco Marino Mannoia venne combinato nella famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù. Il capofamiglia era Stefano Bondate, che era uno dei più potenti e carismatici boss dell'epoca. Stefano Bondate era soprannominato il Falco per la sua furbizia e astuzia, ma lui preferiva essere chiamato il Principe di Villa Grazia per lo stile di vita che conduceva. Verso la metà degli anni 70 c'era molto fermento nella commissione provinciale, che è l'organo direttivo di Cosa Nostra. Al suo interno si formarono due fazioni. Una era quella dei Corleonesi, che era guidata dai boss Luciano Riggio e Salvatore Riina. Il loro obiettivo era quello di comandare più di tutti in Sicilia. Ad opporsi alla loro scalata c'era la fazione dei Palermitani, che era guidata dai boss Gaetano Badalamenti, che era il capo del mandamento di Cinisi, Salvatore Inzerillo, che era il capo del mandamento di Passo di Rigano, e soprattutto c'era Stefano Bondate, il principe di Villa Grazia,
In quella fase i Goleonesi volevano raggiungere il potere attraverso il controllo della commissione. E per ottenere il controllo della commissione dovevano fare in modo che la maggior parte dei membri si schierasse con loro. Molti capimandamento passarono in segreto dalla parte dei Goleonesi dopo che questi gli promisero ricchezza e potere. Michele Greco fu uno dei primi a passare dalla parte di Salvatore Riina, che nel frattempo, dopo l'arresto di Luciano Riggio, era diventato il capo assoluto dell'ala corleonese. Inoltre Salvatore Riina riuscì a infiltrare uomini d'onore a lui fedeli in quasi tutte le famiglie mafiose palermitane. È in questo scenario da guerra fredda che Pino Greco commette il suo primo omicidio eccellente, ed è quello del tenente colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo. Il tenente colonnello Giuseppe Russo era al comando del nucleo investigativo di Palermo. In questo ruolo aveva svolto numerose indagini che riguardavano la mafia. Aveva indagato sull'omicidio del procuratore della Repubblica Pietro Scaglione. Aveva svolto indagini sulla scomparsa del giornalista Mauro De Mauro. Stava indagando sui sequestri di persone avvenuti nella provincia di Palermo e di Trapani. Aveva svolto indagini su mafiosi del calibro di Gaetano Badalamenti, Stefano Bondate, Luciano Riggio e Salvatore Riina. Insomma, il tenente colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo dava troppo fastidio a Cosa Nostra, ma nonostante ciò la commissione si oppose alla sua eliminazione. Per questo motivo Salvatore Riina, Bernardo Provenzano e Michele Greco decisero di agire di nascosto della commissione e ordinarono a Leoluca Bagarella, Giovanni Brusca, Vincenzo Cuccio e soprattutto a Pino Greco Scappuzzedda di uccidere il tenente colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo. I killer entrarono in azione il 21 agosto del 1977. Quel giorno il tenente colonnello dei carabinieri si trovava in vacanza a Figuzza, che è un piccolo borgo che si trova a pochi chilometri da Corleone. Verso le 21:30 di sera decise di andare a fare due passi per la piazza del paese insieme al suo amico il professore Filippo Costa. Il professore Filippo Costa stava aiutando il tenente colonnello a scrivere un libro sulla sua vita. All'improvviso una Fiat 128 imbocca il viale principale della borgata e si dirige lentamente verso la piazza. Giunta in piazza fa un'improvvisa inversione di marcia e si ferma a pochi metri dalla casa del tenente colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo. Dall'auto escono a volto scoperto e armati Leoluca Bagarella, Giovanni Brusca e Pino Greco. I tre si dirigono verso l'ufficiale dei carabinieri e il professore. Il tenente colonnello Giuseppe Russo non fa nemmeno in tempo ad accendere l'ultima sigaretta che ha in mano, che è una scarica di proiettili calibro 38 e una scarica di proiettili di fucile a pompa investono lui e il professore senza lasciargli scampo. L'auto utilizzata dal comando dei killer per compiere l'attentato verrà ritrovata qualche giorno dopo completamente bruciata. Ecco, io ho preso di quell'omicidio, non ricordo se direttamente dalla stampa o comunque andando spesso a trovare il mio rappresentante Stefano Bontade, che lo vide molto adirato per quello che era successo. Bontade mi disse che non sapeva niente di questa situazione, non era stato informato e che comunque sarebbe andato a chiedere notizie a Michele Greco. Io credo l'indomani dell'incontro del Bontade mi incontrai, come solito e come di solito accadeva, io abitavo a Ciaculli in via Rampante, in fondo a questa strada, da questa strada il Pino Greco andava spesso a visitare i suoi giardini e spesso ci incontravamo io, lui e Vincenzo Puccio, che spesso le guidava la macchina per conto di Pino Greco. Quel giorno si sono fermate, sono scese a casa mia, abbiamo preso il caffè. Ecco, come ho detto, io avevo un'amicizia che risaliva dal ragazzo con Pino Greco e io non ebbi esitazione a chiedere a Pino Greco se sapeva parlare dell'omicidio del capitano Russo. Lui non si sincerò dietro il segreto, mi disse: senti Franco, dice, sono stato io. E mi sono portato anche a Vincenzo Puccio. Dice, l'abbiamo commesso io, Puccio e Luca Bagarella. Però ti chiedo una cosa.
questo è un discorso, tienitelo per te, perché il tuo rappresentante non sa nulla. Da quel momento in poi Giuseppe Greco si lega anima e corpo a Salvatore Riina e nonostante che il suo capofamiglia è Michele Greco, lui gli ordini li inizia a prendere solo ed esclusivamente da Totò Riina. Nel 1977 i Corleonesi riuscirono a far espellere da Cosa Nostra uno dei loro avversari più pericolosi ed era Gaetano Badalamenti. I Corleonesi riuscirono a far espellere Gaetano Badalamenti da Cosa Nostra perché questi, all'insaputa della commissione, appoggiò la decisione di Giuseppe Di Cristina di uccidere Francesco Madonia, che era il capo della famiglia mafiosa di Vallelunga Pratameno ed era uno degli alleati più fidati di Salvatore Riina. A loro volta i Corleonesi, per vendicare la morte di Francesco Madonia, eliminarono Giuseppe Di Cristina, che era il capo della famiglia mafiosa di Riesi. Gaetano Badalamenti, in Cosa Nostra, aveva un ruolo di primo piano, era il segretario della commissione. Salvatore Riina, utilizzando tutta la sua astuzia, fece eleggere Michele Greco come nuovo segretario. È in quell'occasione che Salvatore Riina nominò Michele Greco come nuovo papa di Cosa Nostra. Invece Giuseppe Greco, Scappuzzedda, sostituì Michele Greco come capo del mandamento di Ciaculli Croceverde. Verso la fine degli anni 70, Pino Greco era ricercato dalla polizia. Il 20 ottobre del 1977 venne individuato a bordo di un'auto in compagnia di Vincenzo Puccio. In questo caso scampò all'arresto grazie all'altruismo di Vincenzo Puccio, che fece scendere Scappuzzedda dall'auto e iniziò a fare una serie di manovre speticolate per attirare su di sé l'attenzione delle forze dell'ordine. Appena Pino Greco scomparve, Vincenzo Puccio fermò l'auto e si fece arrestare. Vincenzo Puccio se la cavò con una semplice multa. Le cose per Pino Greco non andarono bene nel 1979. Quell'anno venne arrestato insieme a Pietro Marchese e a Giovannello Greco. I tre erano sospettati di aver commesso una rapina in una banca, ma vennero subito rilasciati per la mancanza di prove. Agli inizi degli anni 80, Stefano Bondate decise di reagire con decisione contro i Corleonesi e decise di uccidere Salvatore Riina. Insieme al suo alleato, Salvatore Inzerillo, organizzò una trappola in una villa di proprietà della famiglia Inzerillo. Come vi ho detto, Salvatore Riina ha degli uomini infiltrati in quasi tutte le famiglie palermitane. In quella di Salvatore Inzerillo c'è Salvatore Montalto, che lo avvisa del piano per eliminarlo. In questo modo Salvatore Riina scampa il pericolo e passa a contrattacco. Militarmente i Corleonesi sono una vera e propria forza. In vista del conflitto che sta per scoppiare, creano una speciale squadra della morte. In questa squadra il killer più freddo, spietato e carismatico è proprio lui, Pino Greco. In questa squadra, oltre a Scappuzzedda, fanno parte anche Antonino Madonia, che è il boss della Resuttana. Nino Madonia è la vera mente del gruppo. Ci sono anche Giuseppe Giacomo Gambino, Raffaele Ganci e i figli Domenico, Stefano e Calogero, Filippo Marchese e i nipoti Antonino e Giuseppe, Giovanni Brusca, Vincenzo Puccio, Giuseppe Lucchese e Mario Presti Filippo. Il primo a cadere fu proprio il potente boss Stefano Bondate, che venne ucciso il 23 aprile del 1981, il giorno del suo compleanno. Venne ucciso mentre si stava recando nella sua casa di campagna, a bordo della sua auto, che era un Alfa Giulietta 2000. A questo attentato partecipò quasi tutta la squadra della morte, ma a sparare fu solo e soprattutto Giuseppe Greco, a bordo di una motocicletta che era guidata da Giuseppe Lucchese. Da questo momento in poi, in Cosa Nostra, scoppiò la seconda guerra di mafia. Più che guerra, fu una vera e propria mattanza, perché i morti appartenevano tutti alla fazione dei palermitani. Totò Riina non ebbe nessuna pietà per i suoi rivali. Poacce, sempre come d'onore, si commentava che a sparare con una scopettata a Stefano ci siamo dopo Pino Greco. Il secondo a cadere fu Salvatore Inzerillo. Pino Greco partecipò anche a questo omicidio. Qualche mese dopo, Scappuzzedda uccise Giuseppe Inzerillo, che è il figlio di Salvatore. Sembra che il ragazzo andava in giro a dire che voleva uccidere Salvatore Riina per vendicare la morte del padre. In questo caso, Scappuzzedda, prima di uccidere il ragazzo, gli amputò il braccio destro e lo prendeva in giro dicendogli: fammi vedere ora come uccidi Salvatore Riina. Poi fu ucciso anche
il giovane figlio di Inferil. E anche su questo lei ha dato che sembra che a questo bambino, perché era un bambino, le abbiano tolto il braccio destro dicendo non userai questo braccio per sparare a Salvatore Rin. Perché questo? Perché sembra che il bambino, se è vero, avesse detto io quando sarò grande ammazzerò a Salvatore Rin. Nella mattanza di Palermo, Pino Greco ricoprì un ruolo da protagonista. Partecipò a quasi tutti gli omicidi commessi. Inoltre, aiutava Filippo Marchese, che era il capo della famiglia mafiosa di Corso Duemila, a commettere gli omicidi nella Camera della Morte. La Camera della Morte era un appartamento situato nella zona di Sant'Erasmo, a Palermo. Lì dentro le vittime prima venivano torturate, poi venivano strangolate, i corpi venivano sciolti nell'acido e infine i resti venivano gettati nel mare. L'unico palermitano che scampò per due volte a un attentato dei corleonesi fu Salvatore Contorno, soprannominato Coriolano della Floresta. Era un altro uomo di fiducia di Stefano Bondate. In particolare, nel secondo attentato che subì, per poco, non riusciva ad eliminare Scappuzzetta. Sotto il palazzo c'era motocicletta grossa che esce per Puccio Lucchese e Pino Scappuzzella. Lucchese portava la moto e Pino Scappuzzella l'ha messo di dietro. Appena mi arrivano, che io arrivo con la macchina qua, loro mi tagliano la strada e vengono davanti. Mi tirano la prima raffica. Senza fare molto rumore. Siccome il Lucchesetto per natura, è piccolo, era o è piccolo, perciò sopra quella motocicletta ci stava, non era un pilota buono per la motocicletta, perché la motocicletta l'avevo pure, ci vuole appoggiare i gambe per uno, ma una motocicletta grossa e uno piccolo non va bene. Sì. Comunque, quando loro sono uscite, io vedo questo, l'occhio era amico mio pure, da vecchia data. Quando mi viene di fronte, aveva una faccia da morto, mi mangio la foglia a completo, sono per me, sono finito io. Io pigliavo e mi buttavo sopra la piscina. Poi mi durava la prima raffica, appena mi durava la prima raffica, io ancora non avevo niente, non ero colpito. Mi susivo e poi te pare recamati. Mentre io da lì, loro stanno ritornando, ritornano a motocicletta. Sì. Io arrivo a fare 100-150 metri e mi fermo davanti al bar, lo signor Pace. Si ferma davanti al bar del signor Pace. Arrivo là, mi fermo là e c'è un bambino che c'è sangue dalla faccia. Butto il bambino nella macchina e mi metto davanti al motore della macchina, che la macchina era un 127, era una macchina normalissima. Però già era tutta buchellata. Quando loro ritornano, mi continua a parare di nuovo. Appena mi pararo, io mi ammucciavo nella macchina, cioè il bambino l'ho buttato e rimango nella macchina. Perché io ho il capo, mi fregano. Mi fermavo, pigliavo il revolver, appena loro solo sono arrivate, che stavano crescendo, ci mi sa parare e ci ho tirato i 5 coppa che avevo, no? Il Scappuzzella ha pigliato, aveva giù ben antiproiettile, si abbandona, la motocicletta. Lo Scappuzzella è stato colpito. Colpito, perché era lui che faceva l'operazione. E lei se ne è accorta che era stato colpito? Sì, perché sono fermo, io tiro la macchina col motore. No, dico, se ne è accorta in che... Come me ne accorgo? Perché quando io ci paro, lui cade la motocicletta e va per terra. I colpi lui, invece di portarlo sopra di me, li porta in una saracinetta, un malasiano, e al primo piano un balcone. Come ha fatto? Perché l'ho preso e ho chiuso un terra. Non ho più niente da fare. E c'ho macchina davanti e macchina di dietro. Davanti c'ho Fozzo Maichisi, davanti, con BMW, metallizzato. E dietro c'ho un golf con tre persone. Salvatore Cucuzzi e un altro due che non conosco. A questo punto, quando mi finisce il colpo a menire, si caricarono signor Scappuzzella no BMW e se lo sopportate. E questo è il mio attentato. La mattanza di Palermo terminò il 30 novembre del 1982. Quel giorno venne ucciso il boss Rosario Iccobono e venne massacrata gran parte della sua famiglia mafiosa. Pino Greco aiutò Salvatore Rina a strangolare Rosario Iccobono e molti suoi uomini, dopo avergli attirati una trappola in una masseria che era situata nella contrada di Damussi, che è una frazione di San Giuseppe Ato. Uno dei pochi palermitani che cercarono di reagire alla mattanza di Palermo fu Gaetano Grado, che era un uomo d'onore che apparteneva alla famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù. Era un altro fedelissimo di Stefano Bondate. Durante la mattanza di Palermo, i corleonesi gli uccisero il fratello Antonino e lui, per vendicare la morte del fratello, decise di uccidere Pino Greco. Io ho sparato a Pino Greco Scappuzzetta, personalmente, avvocato, a Ciaculli. La notte, la mattina del Natale. E l'ha ucciso lei allora? Che? L'ha ucciso lei allora Pino Greco Scappuzzetta? No, un altro demonio, amico di Dottorrina. Questo è un altro demonio. E se n'è andato purtroppo ferito perché le altre persone che erano con me avevano fatto bagnare le cartucce dei fucili e se n'è andato ferito, sono i colpi che gli ho tirato io.
Come avete ascoltato, l'attentato fallì e Pino Greco, in questo caso, mostrò tutta la sua ferocia. Non poteva sopportare il fatto di aver subito un attentato nel suo territorio, in casa sua. E per impedire che la cosa si ripetesse, mandò via dalla borgata di Ciaculli tutte quelle famiglie che riteneva che fossero inaffidabili. Invitava le famiglie che prendeva di mira attraverso una lettera anonima ad abbandonare la borgata di Ciaculli entro un mese e gli dava un anno di tempo per vendere le loro abitazioni. In molti casi incendiava le case il giorno stesso dello sfratto. Finita la mattanza di Palermo, Salvatore Riina iniziò una nuova mattanza, che era quella contro gli uomini delle istituzioni che lottavano in prima fila contro Cosa Nostra. Pino Greco ricoprì un ruolo da protagonista anche in questa nuova guerra e partecipò agli omicidi del magistrato Rocco Chinnici, del generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, dell'onorevole Pio La Torre, del vicebrigadiere Antonio Burafatto, dell'agente di polizia Calogero Zucchetto, del commissario Beppe Montana e del vicequestore di Palermo Ninni Cassarà. Pino Greco pretendeva di essere lui il primo a sparare agli obiettivi da colpire e voleva essere sempre lui a dare il colpo di grazia alle vittime. Per questo motivo, dopo l'omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ebbe una violenta lite con Antonino Madonia, che era il potente boss della Risultana. In quell'occasione Antonino Madonia sparò per primo al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Quando il gruppo dei killer ritornò alla base, Pino Greco si scagliò violentemente contro Antonino Madonia. Arrivò addirittura a puntargli una pistola in faccia. Ci furono attimi di terrore. La situazione si calmò grazie all'intervento del boss Giuseppe Giacomo Gambino. Pino Greco era freddo, deciso e anche molto impulsivo. Pensate, una volta arrivò ad uccidere un camionista per una semplice lite perché aveva la precedenza a un incrocio. Di una lite con un camionista di questo Giuseppe Greco Scarpa? Ah, sì. C'era un camion, un autotrenista, comunque per la precisione un articolato, non era un autotreno. E gli tagliò la strada che porta a Ciaculli e solo perché quello gli aveva detto una parolaccia, lui uscese dalla macchina e lo uccise. E questo io non me lo sono sentita più di starci vicino. Quindi in sostanza ammazzò questo camionista per una questione di precedenza? Sì. Ma lo ammazzò sul posto o se lo andò a cercare poi a casa? No, gli salì sul camion, nella cabina, e gli sparò 5-6 colpi di revolvere e lo lasciò penzolare dalla cabina. Pino Greco era impulsivo, ma era anche molto intelligente e carismatico. Molti uomini d'onore erano affascinati dal suo modo di fare. E se aggiungiamo anche il fatto che era un killer affidabile e senza scrupoli, queste sue caratteristiche iniziarono a preoccupare un bel po' il capo dei capi di Cosa Nostra, Salvatore Riina. Salvatore Riina inizia a vedere Pino Greco come un suo possibile rivale. Teme che Scappuzzetta, un giorno, possa desiderare di prendere il suo posto. Salvatore Riina vede in Pino Greco quello che era lui da giovane, cioè un giovane molto ambizioso che ha voglia di crescere. E quindi, anche se Pino Greco non lo ha mai tradito, non ha mai tramato alle sue spalle, si è sempre dimostrato un killer affidabile e disposto a tutto per lui, decide lo stesso di eliminarlo. Salvatore Riina ordinò a Giuseppe Lucchese e Vincenzo Buccio, che erano i più grandi amici di Pino Greco, di uccidere Scappuzzetta. A raccontare come avvenne l'omicidio di Pino Greco è stato il collaboratore di giustizia Francesco Marino Mannoia, il più grande amico dell'infanzia di Pino Greco. Allora, vediamo Scarpa. Non c'è più, dice lei. Sì. Da chi è stato ucciso, quando? Scarpa è stato ucciso nell'autunno dell'85. Io mi trovavo a carcere di Trapani, che era nei primi dell'86. Mi scrisse una lettera a mio fratello. Capì da quella lettera suo fratello Agostino. Certamente non mi parlò chiaramente del Pino Greco Scarpa, ma mi disse: siamo alla mercé, è facile vendere una persona per niente. Ma io non capivo questo significato, ma mi preoccupai di cosa stesse accadendo. Ebbi modo poi, quando rientrai da Trapani a Palermo, che da lì a poco doveva cominciare il processo, nel frattempo credo che mio fratello fosse
è stato tratto in arresto e abbiamo avuto modo di fare dei colloqui interni alla struttura carceraria. E mio fratello mi disse che Pino Greco era stato ucciso e mi raccontò tutto l'episodio. Mi disse che si trovavano in una villetta, in una casa di campagna, nella zona Bellacera, o comunque in quei pressi lì. Nella zona della? Bellacera, che sarebbe fra Bagheria, Bellacera, in quella zona della periferia di Palermo, sì. Ah. Mi disse che lui era in compagnia di Vincenzo Puccio e stavano giù, al piano terra, diciamo, nella campagna di questa villetta. Sopra vi era Pino Greco Scarpa, Giuseppe Lucchese e La Rosa, non mi ricordo il nome di La Rosa, comunque che è imparentato anche con Pino Greco Scarpa. A un certo punto si sentono delle esplosioni d'arma da fuoco. Il Puccio gli dice a mio fratello: Agostino, vai sopra ad aiutare a pulire. Mio fratello in quell'occasione si è dato alla fuga perché ha avuto molta paura, perché era molto legato al Pino Greco Scarpa e molto legato anche a Lucchese, quindi aveva capito che qualcosa di tremendo fosse successo. Ma il giorno stesso, la sera, lui andò alla ricerca di Lucchese per capire chi dei due fosse stato ucciso. Ma trovò il Lucchese, quindi quello che era stato ucciso era sicuramente Pino Greco. Il Lucchese lo rassicurò e gli disse che questo gesto che lui aveva fatto non doveva certamente farlo, perché altrimenti sarebbe stato costretto a prendere delle mansioni molto gravi. Ma comunque lo giustificò a suo dire, perché era ragazzo inesperto, e per questa volta il discorso è andato così, anche se poi hanno covato per qualche altra leggerezza di mio fratello fino a che non l'hanno poi ucciso. Per ritardare e indebolire la reazione dei seguaci di Pino Greco, Salvatore Riina ordinò che il suo corpo fosse sciolto nell'acido. Nel frattempo diffuse in Cosa Nostra la voce che Pino Greco si era rifugiato negli Stati Uniti d'America. La verità si saprà solo anni dopo, grazie proprio al pentimento di Francesco Marino Mannoia. Poi ci fu dato a noi notizia da Calò successivamente alla morte, perché in un primo tempo era rimasta celata questa cosa, quindi non c'era. A lei chi glielo riferì dell'avvenuta soppressione di Greco Giuseppe Scarpa? Calò. In carcere, quindi? Sì, sì. Chi è che lo ha ammazzato, per quanto riferitole dal Calò? No, Calò non mi disse chi l'ha ammazzato. Che cosa le disse Calò? Io poi successivamente, che non ci avevano detto niente dopo, durante quel periodo, perché la cosa doveva rimanere chiusa, ma dato che la cosa cominciò ad essere nota, allora Calò ci disse che aveva il dovere di informarci, anche perché sapeva che con me c'era un'amicizia, e quindi mi disse è andato fuori di testa e quindi l'abbiamo soppresso. Il 7 marzo del 1988, per la prima volta una donna, fu l'unico obiettivo dei killer di Cosa Nostra. Si trattava di Girolama Miceli, la fidanzata di Pino Greco. I killer volevano ucciderla perché temevano che Scappuzzedda gli avesse rivelato i segreti di Cosa Nostra. La ragazza venne colpita con un proiettile alla testa, ma riuscì a sopravvivere. Pino Greco è stato solo uno dei tanti uomini di fiducia che a un certo punto Salvatore Riina fece eliminare perché temeva che un giorno potessero rivoltarsi contro di lui. Pino Greco aveva tutte le caratteristiche per diventare un potente capomafia.